Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo subito con alcune informazioni. Il comune di Fagnano ha firmato una convenzione con l'ordine degli avvocati di Busto Arsizio. Apre quindi dal 10 di giugno presso il nostro front office lo sportello legale. Per accedere allo sportello legale è importante prenotarsi. Per prenotarsi occorre scrivere una mail a sportellolegale@comune.fagnanoolona.va.it. Sempre all'interno del nostro front office, dal 24 maggio è stato riattivato il punto IMSS. Il punto IMSS si trova proprio all'interno del front office e sarà il martedì dalle ore 9 alle ore 12 della mattina. La Regione Lombardia ha aperto anche quest'anno per l'anno scolastico 2022-2023 per il materiale didattico il bando della dote scuola. Per accedere al bando dote scuola bisogna andare sulla piattaforma bandi online della Regione Lombardia. È aperto dalle ore 12 del 7 di giugno e si chiude alle ore 12 del 12 luglio. Domenica 12 in tutta l'Italia si vota per il referendum sui quesiti della giustizia, sono 5 referendum, si vota dalle ore 7 alle ore 23 in un'unica tornata. L'ufficio elettorale è aperto oggi venerdì fino alle ore 18, domani sabato dalle ore 9 alle ore 18, mentre domenica per tutto l'arco dell'apertura dei seggi, quindi dalle ore 9 alle ore 23. Occorre ricordare che lunedì mattina gli uffici demografici, proprio per questione dei motivi elettorali, sono chiusi. La suddivisione dei seggi dall'1 al 5 presso le scuole Enrico Fermi di Piazza Alfredo di Dio, il 6, il 7 e 8 presso la scuola primaria Salvatore Orru di via Pasubio, mentre il 9 e il 10 presso via Corridoni, scuola Rodari di Bergoro. La circolare numero 66 del Ministero degli Interni raccomanda fortemente l'utilizzo della mascherina chirurgica per effettuare l'esercizio del voto. Le persone disabili con problemi di mobilità che vorranno recarsi ai seggi potranno prenotare il servizio di trasporto presso l'ufficio elettorale. Lo potranno fare domani dalle ore 10 alle ore 12 oppure domenica dalle ore 9.30 alle ore 11.30 chiamando il numero di telefono 0331 616530. In qualche video precedente ho parlato del primo lotto di asfaltature, ora entro più nello specifico facendo l'elenco delle vie che verranno asfaltate, o meglio di alcuni pezzi di alcune vie che verranno asfaltate e di alcuni marciapiedi. Partiamo dai marciapiedi, il marciapiede di via Diaz e il marciapiede di via Galilei. Invece per le vie di asfaltatura sono via Diaz e via Moro soprattutto gli incroci con le altre vie, via Marco Polo, un tratto di strada interno, la via per Busto, all'incirca da via Vespucci verso via Marco Polo, e poi via Pirondello, vicolo Vanzini e piazza Santa Caterina. Gli eventi della settimana. Questa sera alle ore 21 nel cortile del Castello Visconteo, sede del municipio, l'assessorato alle politiche giovanili ha organizzato la serata dal titolo La paura di diventare grandi con Don Ivano Tagliabue. Il Circolo Culturale L'Alba organizza una serata in ricordo di Sergio Belvisi, domani alle ore 17.30 nella biblioteca Enzo Biagi, la serata dal titolo Ed io rinascerò in nuove parole. Giovedì 16 giugno all'interno della sede della Valle di Ezechiele in via Colombo numero 90, ci sarà l'incontro con Daniel Zaccaro. Ricordo ancora che l'associazione Qualcosa per il Mondo ha organizzato una serata per il 18 di giugno presso l'oratorio di Bergoro con i legnanesi. Sono disponibili ancora dei biglietti in vendita, quindi se volete partecipare accorrete a comprarli. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Buona giornata a tutti!